Buonasera e benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale. Apriamo il notiziario con un episodio di disagio sociale che ha visto protagonista una donna di Monteforte Irpino da mesi senza lavoro. La donna è anche sotto sfratto esecutivo e dovrà anche lasciare la casa in cui vive. L'appello della donna nel nostro primo servizio. Tra tre giorni sto in mezzo a una strada, uno sfratto, il terzo sfratto esecutivo, finora me la sono vista da sola. Per la prima volta sono venuta a chiedere aiuto, mi è stato detto... E non c'è niente, e non ti possiamo dare niente. Poi chiedo e vengo a sapere che le persone hanno due stipendi e sono nelle case popolari. E a me non voglio fare manco nome e cognomi, non li farò mai. Però voglio che mi venga dato, io non ho chiesto un appartamento, cioè ho chiesto un garage, una cantina, qualunque cosa. Ritorniamo in studio ancora con la cronaca. Anche la città di Baronissi si mobilita per Gianluigi Russo, il 25enne di Mercogliano scomparso dal 18 ottobre scorso. Il giovane sarebbe stato proprio visto nella città della Valle dell'Irno. Chiedo ai cittadini di prestare molta attenzione per offrire la massima collaborazione alla famiglia Russo. È stato il commento del sindaco Moscatiello. Passiamo ora alla tragedia che ha colpito oggi la comunità di San Potito. Tutti i dettagli nel servizio. Una donna di 67 anni è stata trovata morta nel bagno della sua abitazione a San Potito Ultra, quella che si è presentata davanti agli occhi dei familiari che per primi sono arrivati sul luogo del dramma è stata una scena agghiacciante. La donna aveva un taglio netto alla gola, la tragedia si sarebbe consumata nella mattinata odierna. Inutile qualsiasi tentativo di soccorrerla. A dare l'allarme sono stati i familiari che dopo aver sfondato la porta del bagno hanno allertato i soccorsi. I carabinieri ed i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare la morte della donna. La tragedia ha scosso il piccolo comune dell'Interland Irpino. Secondo le prime indagini dei carabinieri, l'ipotesi prevalente è quella del suicidio. Vediamo adesso l'ultima parte del nostro telegiornale e passiamo allo sport, ancora volley in primo piano con la vicenda della pallavolo Avellino. Dopo lo sfogo dell'allenatore Totire, domani il sindaco Foti si incontrerà con il collega di Atripalda Spagnuolo per fare il punto sulla difficile vicenda e cercare di salvare la squadra biancoverde. Dalla redazione di Irpinia News è tutto, un augurio di una buona serata.